Buongiorno! Stamattina ci siamo svegliati così. Tutto bianchissimo e adesso sta un po' smettendo di nevicare, infatti non credo che si veda bene, però ha messo giù dei fiocchi belli grossi, tant'è che eravamo già preoccupati dall'ultima volta perché abbiamo detto no, ci riempie di nuovo tutto, invece sembra che la questione stia migliorando piano piano. Infatti non so se notate la luce, ma sembra tutto un po' uggioso, un po' cupo, semplicemente. Non è assolutamente presto, ci siamo svegliati molto presto questa mattina, però non è prestissimo, c'è già Baso. Cosa vuoi dire questa volta? Qualcuno ha parlato di uggioso? Uggioso, ma Uggioso. che barbone che c'ho! Eh sì, mi sa Oh! che. Ma com'è possibile che ti guardi solo quando Quando facciamo i faccio le riprese, vlog? perché non sono vanitoso io per Non ti guardi quello. mai allo specchio, guarda tutte le macchie che ti sono Ma venute. mi sono lavato appena la faccia! Tutte le Ma poi mi copro volte. così, ragazzi! Ah, che figata così! Sì, è Faccio vero. tipo Dybala quando fa gol. Ma Forza Baso. Juve, forza Juve! Ma allora, comunque, siamo svegli da molto presto perché stamattina, ve l'avevo accennato nel vlog di ieri, arrivava il piastrellista per finire di stuccare, quindi con oggi la situazione scale sarà terminata e poi manca solo la consegna, che però ci vorranno ancora un paio di settimane, delle scale che vanno di sopra, quindi sono emozionatissima di farvi vedere. Mamma mia, mi fa prendere degli infarti Chi incredibili. sono? Baso, no, Dybala. Dybala, sei Dybala. Di Dybala, Baso. non ci posso Sono credere. Dybala da oggi in Non poi. ci posso Ho la Y finale credere. però. Ah, ho capito. E comunque, avendo preso le piastrelle molto lunghe, il fatto di doverle anche stuccare non dovrebbe essere troppo impegnativo. È un po' più lunga nel pezzettino quello d'ingresso, ma poi sulle scale dovrebbe andare via veloce e in teoria. Con questa mattina dovrebbe essere tutto a posto, speriamo. L'unica cosa è che Baso voleva andare a smaltire le macerie visto che oggi erano aperte le discariche, però purtroppo, appunto, col fatto che nevica così È non una si congiura! riesce. È Tutta una una congiura! congiura. Prendo io la telecamera perché devo annunciare queste congiure contro di me. Ve l'ho già detto ieri nel È vlog. Dolce vero. salato, discariche e oggi la neve. Ma cosa stiamo facendo, ragazzi? Si vede che non devi ancora smaltire Non le devo piastre. smaltire. È Va un bene, segno se il del destino. destino. I gemellini nel destino. Se il destino vuole che le piastrelle rimangano sotto, basta. No, basta, poi vanno No, tolte. rimarranno lì, le cemento sotto Ma così. smettila, Faccio tipo Baso, ma non ci aia! posso credere. Scusa, c'è da una botta. Ho dato una botticella sulla pancia, zona inferiore, grazie, grazie. Vabbè. Piccolina. Comunque, congiure, congiure contro di me. No, fai vedere dove muoio, Kim. No, Questo. vabbè, ma cosa sta facendo? Vuole giocare? Chiudi veloce che sennò ci rientra. Ok, Mikey. Amore della mamma, Adesso vi cosa faccio. stai facendo? Stai giocando come al Vuole solito. provare qualcosa? Vuole provare? Amore, Eh sì, vuole eccolo lì, ecco giocare. che morde. Morde Iniziamo fortissimo. subito. Ah, Poi lei. bacia, poi Baci. morde. Perché lui carota e bastona, si dice. Ehi, buccioso. Ma che bello sei tu! Buccioso, guarda come mozzichi. Ma Ah, quanto sei bello! ah, Eh? ah. Comunque stavo dicendo prima con Baso, non so se sarà un po' il tempo che mette un po' tutta questa atmosfera strana, però stamattina mi sono svegliata un po' malinconica perché dopo il fatto di aver organizzato per giorni e giorni la festa sorpresa per sua mamma, quindi essermi impegnata, non so se vi capita quando magari c'è qualcosa per cui lavorate tantissimo tempo, comunque ci tenete tanto e per giorni e giorni vi occupate di una cosa, poi quando arriva il momento che la cosa si realizza e va tutto bene, cioè tutto fantastico, ero gasata e tutto, però poi oggi mi sono svegliata e ho detto ok, non devo più organizzare nulla e un pochino di malinconia ce l'avevo perché comunque vorrei tornare a ieri. E quindi al momento prima della festa, in modo da non lo so, è una cosa strana. Mi sono spiegata secondo te con Non lo questo so, perché stavo discorso? giocando col Ah, gatto. ok, va Sono bene. preso dal fazzolettino per Stai giocare. distrando il gatto? Sì. Ah, Tutte e ok. due Boh, non adesso. so se mi sono spiegata, però ho un po' di malinconia sana, diciamo così. Ma Moiki, lui e i figli, è arrivato Lascia. anche Nio. Eh? Lascia, Mikey. Moiki. Cosa stai facendo? Ah, fregato. Ah, poi ci chiediamo come mai Senza diventa gruppo. esagitato. È tutta colpa di Baso. È sempre Baso che ti fa tutto questo. Chiamami di Baso. Ma di Baso, giusto? È sempre colpa di Baso, infatti, hai ragione. Ecco, ovviamente avevo appena detto che stava smettendo di nevicare.
e la situazione è questa: stanno scendendo dei fiocchi di nuovo grandissimi. Non so se in videocamera rende la dimensione di questi fiocchi, ma vi assicuro che sono enormi. Mi sa che non sta smettendo, e anche 3B conferma questa cosa. Ieri sera eravamo super di fretta tra la cosa che non trovavamo il regalo e tutte le cose che avete visto nel vlog, quindi alla fine non sono riuscita a farvi vedere che la vicina mi ha portato un mega mega pacco, che adesso vi faccio vedere con calma, con tantissime cose di San Valentino. Ovviamente, nonostante la fretta, non ho resistito e ho già iniziato a guardare tutto, perché si tratta di prodotti che mi ha inviato l'azienda Photosì, che mi ha contattata chiedendomi di scegliere un po' di prodotti da personalizzare direttamente sul loro sito, perché hanno questo sito dove è possibile personalizzare con le proprie foto vari prodotti, cover, magliette, tazze, ci sono addirittura gli album fotografici, cornici, quindi si potevano scegliere tantissime cose. E adesso vi faccio vedere, io ho scelto prima di tutto di personalizzare una magliettina per me e ho preso questa qui, guarda, quindi chi c'è? Sì, con sopra Moiki, ho fatto mettere la foto, quella di Instagram, che bella, con anche i cuoricini. E vabbè, io ho scelto il modello fatto così, quindi che qui sulla manichina ha il diciamo l'oblò, non so come chiamarlo, comunque l'oblò. Il modello che rimane con la spalla leggermente tagliata. Maniche corte si chiama. Sì, no, è più una manica corta, però anche leggermente sciancrata. Ah, beh, se è sciancrata allora è va bene. Cioè, sì, sì, quanto sì. È bello il mio patatino. Guarda il maialazzo. Sì, qua. È bellissimo. E invece per Baso ho scelto la maglia così, quindi quella più larga. Guardate qua i maialazzi. Con i maialazzi sopra. Questa qui è sempre una foto, forse gliel'avevi questa fatta l'avevo fatta io. Tu, esatto. Sì, sì. Su Instagram ovviamente questa è una maglia super grossa, ci sono varie taglie, io gli ho preso l'XL perché ho detto boh, più che altro XL? Eh sì, per dormire, un po' pigiamosa. Ma questa almeno io la metto va per bene, tutti i giorni. Però guarda eh, che ti sta, secondo me è perfetta. La metto anche in un video questa qua, ufficiale. Va bene, sono bellissimi. Poi arriviamo al pezzo forte, al must. Bellissimo, il cuscino con sopra la foto che avevamo scattato, ti ricordi, al matrimonio dei nostri amici. È bellissima questa foto. E guarda che qualità comunque. Sì, sì, è perfetta. È come, esattamente come era su Instagram, sì, sì, sì. Vedi? Con tutti i cuoricini intorno e il retro rosso in perfetto stile San Valentino. Bella questa è bellissima. Avevi ancora i capelli. I capelli corti, avevo. Sì, avevo sì. Ancora i capelli corti. Avevi ancora i capelli corti. Che giovine che. Ma ero. Smettila. E per finire, l'ultima cosina che ho scelto sono state due tazze. Fai vedere prima una. E poi l'altra. Questo è un must, giralo. Questo veramente è qualcosa di stupendo. Questa spacca, ragazzi. Praticamente sono le due tazze che si uniscono, quelle con una delle nostre foto di Instagram che mi piaceva di più, e hanno addirittura il manico a forma di cuore. Quindi praticamente su questa tazza, che è quella più grande, c'è proprio la foto stampata. Però poi unendola sulla mia tazza, che sarà quella più piccola, vedi che una continua l'altra. Non so che se figata. Mi sono spiegata, ma è, sì, sì, beh, si capisce, è bellissimo. Bella, bellissima. Tra l'altro la spedizione è stata super veloce, perché li ho scelti a inizio settimana. Sul sito proprio si può personalizzare qualunque cosa, è molto comodo, è semplicissimo, e mi sono arrivate abbastanza in fretta, perché considerate che ieri sera la vicina già mi ha portato il pacco, solo che appunto non sono riuscita a farvelo vedere perché avevo paura di non starci coi tempi, e sapete che alla fine siamo arrivati alla festa al pelo. Però adesso pensavo di mettere il cuscino direttamente di sopra, vicino alla postazione make up, quindi sulla sedia che c'è lì, così lo vediamo sempre. E non lo sai, è una cosa super d'impatto. Poi questa foto a me piaceva veramente un casino, è proprio la spacca, sì, è proprio venuta bene. Insieme alle tazze, sono sì, tantissima roba. E le magliette mi sa che le vedrete già stasera nel collasso collettivo. Cosa dire? Ah, diamogli una passata in una lavatrice e asciugatrice. Sì, così stasera le possiamo già mettere. Anch'io devo farla. Prima la faccio io, No, facciamo tutto insieme. Vabbè, adesso vediamo. E intanto chi c'è nello scatolone vuoto? Chi c'è nello scatolone vuoto? Ovviamente Moiki. Il maialazzo. Maialazzibus. Cosa fai nello... questo è abbastanza grande per starci. Ormai lui vorrebbe stare in tutti gli scatoloni. E intanto la situazione neve sta visibilmente peggiorando minuto dopo minuto. Ah, sì, oggi pomeriggio che dobbiamo andare via c'è proprio da stare allegri. Hanno aumentato la massa. Sì, la densità dei fiocchi, sì, hai ragione. E voilà, eccoci al risultato finale. Adesso non so se si vede, ma è tutto stuccato. E anche qui sotto sembra veramente un altro posto. Adesso bisogna solo ovviamente dare una passata, però è appena andato via il piastrellista, quindi non ho ancora avuto il tempo, volevo solo, cioè non vedevo l'ora di farvi vedere il lavoro finito. Abbiamo chiuso quel buco che c'era lì, che portava un sacco di freddo,
Poi ovviamente una volta dato il bianco sarà tutto intero e anche Moi che ha apprezzato moltissimo. Qui c'è ancora il muro rovinato, appunto il muro si è sporcato eccetera, ma il decoratore ha detto che in un attimo sono cose che riesce a coprire una volta dato il bianco, una volta che si mette a fare il lavoro insomma, però è talmente bella che sta bene anche la parete fucsia. Mio! Amore, veramente siamo contentissimi del lavoro. Poi in una settimana, cioè non è neanche stata una cosa lunga. Ecco qui anche Baso che gioisce. È la faccia della soddisfazione. Sì, qui abbiamo già messo l'acqua della pasta a bollire. Adesso magari le metto anche sopra un coperchio, così impiega un pochino meno, che abbiamo abbastanza fretta. E poi come sub, come pasta, facciamo questa qui, che è la solita, che ormai prendo sempre alla Cida, che mi è piaciuta la prima volta e voi mi avevate confermato che vi piace un sacco, infatti è molto molto buona e tiene un sacco la cottura. E facciamo un sugo super veloce con un po' di pomodorini pachino e la solita ricotta salata, che ormai è diventata il mio must have. Oggi pranzo veramente super veloce perché poi dobbiamo andare. Non ci crederete, perché non ci crediamo nemmeno noi, ma questo sole che ci illumina è perché sì, siamo in bassa valle, neanche bassissima, perché siamo poco dopo San Venzano e qui la neve non si è vista. Cioè qui il paesaggio è assolutamente normale, come un paesaggio invernale sicuramente, ma non c'è filo di neve e c'è addirittura il sole. Quindi questo conferma che abbiamo preso la decisione giusta, perché in realtà stamattina quando ci siamo svegliati e abbiamo visto quella neve assurda, noi già da ieri avevamo intenzione oggi pomeriggio di andare a Milano appena il piastrellista avrebbe finito di stuccare. Solo che vedendo tutta quella neve abbiamo detto boh, forse non è il caso, soprattutto perché le strade le stavano bene o male pulendo, però c'è proprio quella salitina lì per arrivare su a casa che è sempre un po' rischiosa e molte volte nella mia macchina, la tua di più, però la mia proprio a volte si impianta lì e non sale, quindi devo andare a metterla giù alle poste e continuava a esserci sempre più neve, fiocchi giganti, invece qui si sta bene. È stata una scelta abbastanza pericolosa quella di andare via oggi, però vediamo, le previsioni danno ancora un po' di neve oggi pomeriggio e poi in serata non dovrebbe essercene, quindi ora che torniamo la situazione dovrebbe essere a posto insomma. Speriamo che sì, ora mi si sta sciogliendo tutta la neve tutta sulla macchina, stiamo colando. Stiamo perdendo un po' tutti in realtà. Come se la macchina stesse strada. Sudando in questo momento, sì. Tra sole e tutto, è dopo inaspettato. Però è incredibile che non abbia nevicato qui, cioè a due passi da casa. Ma secondo me ha nevicato qualcosina, però poi si è già asciugato. E poi è uscito il sole, tutto questo in due ore sì, praticamente. L'autostrada è un po' bagnata, sì. Vedi che ci sono no, un po' di pozzanghere. Secondo me qui ha piovuto e da noi è nevicato. Mi sa che ha piovuto solo. Perché stamattina avevo postato la foto su Instagram quando quella del paesaggio con la neve e in tantissime di loro mi hanno detto che da loro stava piovendo, quindi secondo me anche qui stava piovendo e noi ci dirigiamo invece verso il sole, verso Milano e verso il relax pomeridiano di un pomeriggio di shopping. No, pomeriggio di shopping faremo cosa? Un pomeriggio di shopping. Ma che shopping? Allora è quasi un mese ragazzi che non faccio un video haul, disastro è tantissimo tempo. Io questa settimana voglio fare shopping. Sicuro. Allora settimana scorsa ci sono stati i lavori in casa, la settimana prima c'erano gli altri lavori in casa, quelli della doccia. È tantissimo che non faccio un giro per negozi, siamo di quelli tranquilli. Siamo scesi per fare altre cose, però siamo scesi per il parrucchiere, siamo scesi per fare le cose di lavoro, ma non abbiamo fatto shopping. Ho capito, però non abbiamo mai avuto il tempo. Li hai visti da fuori i negozi, ho quello capito, vale come shopping, non vale perché hai peccato con la mente, non puoi peccare con la mente, quello è fare shopping. Voglio fare anche un po' di cose, di acquisti per la casa che voglio cambiare un po', e certo adesso che la stiamo sistemando voglio cambiare un po' l'arredo della zona letto, l'arredo della postazione make up. È così bello e semplice l'arredo della zona letto. È già tanto che non ti ho portato da Ikea, ma non è ancora detta l'ultima parola. Ma che Ikea, per favore. Pomeriggio in progress. E anche questa volta siamo giunti al momento canzone di Chiara e sono fissata con questa canzone di Carmen Consoli di Tiziano Ferro. Altro che Baso quando stressava con quella di Neck. Ma sei bellissima. Con questa qui io stresso molto molto di più. Che piove da luglio. Sono imparato di tutto. Che piove da luglio basta. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio. Sì, ci vuole tanto coraggio. È bellissimo. Dai, è una poesia questa canzone. L'ha imparata anche lui alla fine.
colpo di scena in quel Viarese sono riuscito ad arrivare fino a qui evitando il centro. Sì, non siamo andati in Duomo alla fine perché piove tantissimo. Esatto, c'è una pioggia, c'è pioggia e freddo, non possiamo andare in centro a rischiare la tua salute. Vado. Quindi niente centro e andiamo. Per ora. Ma come per ora? Tardi. Per no. Adesso fa troppo freddo, andiamo ad Arezzo. No, ma dopo da neve anche. Ma smettila. Non in centro proprio, Già mi raccomando se torniamo a casa. No, padre. Stai tranquilla che stiamo qua tutto il pomeriggio. Adesso merenda. Incredibile, ma vero, ci siamo fermati la sera ad Arezzo. È la prima volta, hai ragione. La prima volta che ci fermiamo qua con tutte le volte che siamo qui. Sì, e stavolta abbiamo cambiato anche posto per mangiare. Siamo da Dispensa Emilia, che praticamente è quello, questa si vede meglio forse qui, Dispensa Emilia, in cui praticamente quando ti devono portare l'ordine ti danno in cassa questo aggeggino, sì, non credo che suoni né vibri, però devi appoggiarlo sul tavolo dove c'è scritto Dispensa Emilia, così loro riescono a localizzare il tavolo per portarti l'ordine. E Baso era da un po' che voleva venire qui, Sì, perché mi stuzzicava l'idea di prendere le tagliatelle al ragù e la tigella con il succo di Parma. Ma hai preso le tagliatelle alla fine? Certo, tagliatelle al ragù e tigella di Parma per stuzzicare un po' di più. Perché avevo capito che volevi i tortellini. Non so se erano agnolotti o tortellini. Forse erano tortellini, non lo so però. Sì, però vado sulla tagliatella perché volevo assaggiarla. Sì, era da un sacco che lo dicevi. Ecco qui l'aperitivo di Baso, la tigella con il prosciutto crudo di Parma al naturale. Sì. Io ho preso un'insalatona, questa è l'insalatona Bresaola, e appunto alla Bresaola, il grana, i pomodorini, l'insalata verde sotto, il mais, e ci sono tre tigelle di accompagnamento. Queste invece sono le tagliatelle al ragù. Ah, ok. Hanno un odore incredibile. Al ragù, sì, hanno un profumo buonissimo. Ma guarda che figata. Fallo in diretta, che questa cosa è bellissima. Ah, cascate di grana. Parmigiano. Sì. Buon appetito. Buon appetito. La nostra permanenza ad Arese finisce qui. Però questa volta siamo stati tanto, perché non avevamo mai mangiato la sera e che buono quel posto. Era buonissimo. Cioè ci siamo trovati bene, porzioni giuste, anche l'insalatona era super fresca, cioè proprio anche la Bresaola era buonissima. La Bresaola l'ho vista, l'ho giocato un po' per la Bresaola. Sì, vero, ti ho visto infatti un po'. Però era buona anche la tua pasta. No, molto buona, la prossima volta se ci ripassiamo prendo gli agnolotti o i tortellini. Ma no, ma tanto ci riverremo secondo me, adesso dobbiamo solo capire perché abbiamo spostato la macchina e non l'abbiamo messa. Secondo me siamo via adesso. Perché continuavamo a tornare alla macchina a portare dentro le cose che ho comprato. Ho comprato un bel po' di cosine, sono veramente soddisfatta. Infatti mi sa che prima ancora di vedere questo vlog avrete già visto o il video haul dei vestiti o il video haul di cose della casa. Li divido perché sennò viene un video immenso. Però appunto ho comprato e trovato tantissime cose belle. È di là, sai? È di là? Ok, tagliamo da qui allora. Non l'avevo proprio vista, mi perdo via a raccontarli. Comunque appunto continuavamo a scendere nel parcheggio a portare le cose in macchina. Alla fine abbiamo detto boh, spostiamoci direttamente perché è tutto il giorno che passiamo da una parte all'altra del centro commerciale. Cioè abbiamo veramente girato tantissimo. Mistero della macchina introvabile risolto. Praticamente noi siamo usciti, cioè abbiamo parcheggiato vicino all'ingresso 3, questo invece da cui siamo usciti è l'ingresso 4. Ma Baso continuava a sostenere che sicuramente la macchina era nei parcheggi verdi, invece è assolutamente nei parcheggi gialli, secondo me. Io mi ricordavo il verde. No, secondo me è laggiù dove c'è scritto ingresso 3, perché vedi, per gli ingressi 1, 2 e 3 bisogna andare laggiù. Ah, ma diciamo che ci siamo persi, dai. Ci siamo persi per colpa di Baso. Non è vero. Assolutamente sì, perché poi quando siamo entrati gli ho detto no, ma adesso ci ricorderemo dove l'abbiamo messa. Sì, sì, tranquilla, mi ricordo io, infatti si è visto. Non erano neanche gialli, addirittura era il numero 33
fucsia, vabbè, l'importante è averla trovata. Completamente immersi in una coltre di nebbia. Speriamo che almeno a casa poi la neve ci lasci stare, adesso vediamo. Siamo proprio ora sul raccordo, non si vede niente, non riesce neanche a mettere a fuoco, tanta nebbia c'è. Appena arrivati e per fortuna la situazione neve, anche se nel nostro parcheggio non si direbbe, in strada è ottima. Infatti siamo riusciti a fare la salitina belli tranquilli. Probabilmente oggi o ha piovuto un sacco o, più probabile, secondo me c'è stato un bel sole, perché adesso c'è una super luna e comunque la strada è pulitissima. E tra l'altro non riesco a farvelo vedere, ma c'è Moiki che ci guarda da sopra, quindi ci guarda dalla finestra della quella che c'è vicino alla postazione make up, e non può scendere perché avevamo lasciato chiuso il loro portellino, perché comunque il piastrellista si era raccomandato di aspettare ancora un attimo a farli scendere. Ciao. Visto che lo stucco, eccoci amore, visto che lo stucco era ancora fresco, invece adesso possiamo risistemare la sabbietta sotto e possiamo riaprire lo sportellino, così possono girare liberamente tutta la notte. E che bello che è tornare a casa e trovare tutto così in ordine, la scala così bella senza la moquette, una figata incredibile, tutto pulito, bellissimo. Una super stanchezza, adesso sono un sacco di mattine che ci svegliamo presto, finalmente domani è domenica e si dorme forse, se non succede qualcosa, se non arrivano i maialozzi a svegliarci. Tanto è sempre così, quando dico domani si dorme, vedrete, poi domani vi dirò non sono riuscita a dormire. Li chiudo giù allora. Ma smettila. No, gli abbiamo aperto la botolina, vero? Sì, appunto, gli ho aperto la botolina e gliel'ha anche chiusa. Baso, ma smettila, facciamo i saluti. C'hanno un piano sotto tutto loro. Ho capito, ma sotto fa freddo, poi sai che Mikey vuole venire qui. Ma come fa freddo? Ci sono le coperte. Mikey verso le 4:30-5 del mattino, adesso sto cercando di abituarlo a venire un po' più tardi, praticamente inizia grrr, qui in faccia, e quindi ti sveglia inevitabilmente, cioè a me mi sveglia, si sente preso in casa. Hai sentito che ti imitavo, il papà non si sveglia mai, invece io mi sveglio. No, anch'io mi sveglio, però continuo a dormire. E si sveglia un secondo praticamente. E intanto sono stato interrotto dal mio bellissimo sogno. Immagino, amore. Allora, amore. Cosa hai combinato mentre non c'eravamo oggi? Sai che casini che ho fatto? Dovremmo lasciare una telecamera. Per vedere cosa combina quando non ci siamo, Bravo! Amore? Lascialo pulire. Adesso ha appena mangiato anche. È un piccolo maialazzo, guardalo qua. Bellissimo, che cucciolo che è. Allora possiamo iniziare con i saluti, così poi collassiamo definitivamente. Fino a domani, almeno fino alle 10:30, non voglio fare nulla se non stare nel letto, proprio così. Anche a fissare il muro, con esatto. La bavetta, esatto, quella cosa lì bellissima. Quella che c'ha Mike in questo momento. Iniziamo con Alessandra Patera. Ciao Alessandra! Ciao! Poi c'è Carola Quarta. Ciao Carola! Il suo nickname è Carol Rossi, ma mi ha scritto sono Carola Quarta. Ciao! Una dinastia, quindi, Carola Quarta. Sofia Porcacchia. Ciao Sofia! Ciao Sofia! Poi c'è Giulia Styles. Ciao Giulia! Ciao! Ancora Sofia Ciaccio, ciao Sofia, ciao. Carla Perna, ciao Carla, ciao Carla, cracca Carla, cracca Carla, è vero. Tutti comunque ti stanno facendo i complimenti per la tua versione casalinga e per come hai fatto le pulizie. Grazie, devo dire, ragazzi, che ho letto tantissimi commenti sotto il vlog che è uscito oggi, che è quello appunto di ieri, cioè il mio primo giorno di lavoro. È tipo una sorta di stile Instagram che ho. Sì, ma no, ma gli è piaciuto il fatto che proprio mentre non c'ero ti è venuto in mente di metterti a pulire casa per poi far trovare tutto pulito quando tornavo. Hanno apprezzato la tua versione casalinga. Ma guardate che io pulisco sempre. Sì, devo dire che non ci si può lamentare di lui. Sporca tanto, ma pulisce. Ma è vero, sporco tanto. È molto disordinato, assolutamente. Pulisco sempre quello che metto in disordine. Esatto, a me piace l'ordine, un po' di ordine a me piace. Però gli piace anche mettere in disordine, ve lo assicuro. Ma no, 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 no. Sì, tantissimo, dai. Vaso. Tantissimo. Eleonora Pincin. Ciao Eleonora. Ciao Piccine Piccine, mi raccomando. È da tanto che te lo chiedo. Greta Boschetti. Ciao Greta. Ciao Greta. E l'ultimo di oggi, Letizia Bonetti. Ciao Letizia. Ciao. Quindi noi adesso ufficialmente andiamo, con il maialasso è già qui. Bello, e oggi facciamo il collasso da questa parte, che non lo facciamo mai in giù così, andiamo così. Sempre. Sì. La faccio in così. Ci sei? 3, 2, 1 e buonanotte! E sale! Ciao! Ciao maiale! Saluta anche tu, buonanotte! Ciao! Ciao.